Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Bene, adesso è il momento di premiare invece la società, giusto? Sì. Quindi la società di Grosio per il ciclismo, il campione regionale categorie giovanissimi, XCO, cross country. Quindi chiamiamo tutti gli atleti qui sul palco e verranno premiati dal presidente, giusto? Esatto. Quindi chiamiamo tutti i ragazzi del Grosio, della società Grosio. E anche il presidente e direttore sportivo. E chiamiamo, sì, anche, chiamiamo anche i presidenti, il presidente. Guardate qua che spettacolo. Avanti, avanti, avanti tutti. C'è il presidente Paolo? C'è. Attenzione che io mi sposto. Che non vuole venire. Bianco. Avanti, avanti. È un po' timido, state ma... tutti in mezzo, guardate. Ok, così. Più piccolini davanti, più grandi dietro. Così, così nella foto. Quindi la targa. Al presidente c'è Paolo? Va. Il presidente mi ha fatto segno che non sa. Però il presidente con i suoi ragazzini. Beh, intanto facciamo i complimenti. Devi consigliare. Quindi questa è la premiazione per la miglior società, giusto? Della Valtellina. No, di Sondrio. La regione Lombardia, giusto? Quindi, con Lombardia potremmo. Adesso chiamiamo invece Marco Lanfranchi della Val di Dentro Bike Team per il prezioso contributo alla squadra, impegno e passione. Premia sempre il presidente. È un premio che è stato voluto dalla società per l'impegno e la collaborazione con tutta l'attività della società. È una società dove giovanissimi e quindi il comitato provinciale non poteva far altro che accogliere questa richiesta. Complimenti. Grazie, non sono di molte parole. Preferisco lavorare sul campo, quindi grazie ancora. Complimenti a Marco Lanfranchi. E adesso è arrivato il momento, chiamiamo il presidente regionale della Federazione Ciclistica Italiana, Stefano Pedrinazzi, per la Lombardia. Non è che l'abbiamo chiamato alla fine perché ci sta antipatico, l'abbiamo chiamato proprio per la premiazione delle categorie giovanili, che sono il momento più importante di questa serata. Beh, intanto due parole, Stefano. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per l'invito Paolo, grazie a tutto il comitato di Sondrio. Come ciclismo lombardo devo fare complimenti al comitato, perché è uno di quei comitati che nonostante lavori in una valle, lavora molto molto bene. Lo dimostrano i fatti, lo dimostrano anche solo i saluti che sono arrivati da parte dei suoi professionisti, ricordiamo tutti Andrea Bagioli, Davide Piganzoli, Alessio Martinelli, abbiamo poi nel fuoristrada Gavazzi che è l'ultimo anno ormai, perché certo tiene duro, bravissimo. Nel fuoristrada avete i leader a livello nazionale, come Bertolini, Gioele o l'ho nominata prima, la Valentina Corbi, che tra parentesi l'ho vista crescere in tutte le categorie, per cui questo vuol dire un grosso lavoro da parte della società, da parte del comitato,
devo ringraziare Michele che ha preceduto Paolo nella conduzione del comitato, per cui complimenti a tutti, l'ho ribadito stamattina. Se vediamo il ciclismo come una piramide, l'attività di base è proprio la base della piramide. Questo non vuol dire essere il primo gradino, ma essere quelli che sostengono tutto il movimento, per cui grazie società, grazie a voi direttori sportivi, tecnici e dirigenti. Bene, complimenti Stefano Berdinazzi, presidente della Lombardia, della federazione. E prima di fare la premiazione, premiamo con noi per la premiazione con noi. Paolo, volevamo ringraziare intanto la Croce Rossa di Borbegno che è qui presente, quindi un ringraziamento speciale credo anche per la presenza, perché c'è qua con noi un rappresentante della Croce Rossa, perché su tutte le manifestazioni è sempre presente, sempre collaborativa e ci dà sempre una mano, quindi veramente grazie per l'attività che fate e anche perché stasera li vedete un po' più sicuri rispetto al solito, anche perché organizzare le gare impegnativo è importante che ci sia veramente tutta la sicurezza, la partecipazione come della Croce Rossa, quindi è importante. Bene, complimenti, foto di rito. Iniziamo con le categorie G1 femminili, quindi io chiamerei qui Rinaldi Ambra, Ferrari Greta e Gianoli Virginia. Quindi a consegna dell'omaggio, intanto poi ringraziamo anche Audi con Bonaldi Motori, quindi che è sponsor di questa serata, poi lo ringrazieremo alla fine anche, però c'è anche la consegna della maglia, quindi consegniamo la maglia a Rinaldi Ambra, giusto? Rinaldi Ambra, chi è? Chiambra? Consegniamo la maglia e facciamo una bellissima foto, bravissime. Adesso chiamiamo per la categoria G2 femminile Vanini Chiara, Antonioli Sofì e Cunti Eleonora, vincitrice del circuito provinciale giovanissimi. Mettiamo Eleonora in mezzo. Avanti, avanti. Ecco, come il podio, facciamo la consegna degli omaggi, premio e della maglietta a Curti Eleonora che ha vinto il circuito provinciale giovanissimi, categoria G2. Ecco, come il podio, la vincitrice in mezzo, bravissime. Complimenti, facciamo un bel applauso ancora, bravissime le ragazze. La categoria G3, Mosconi Gioia, vincitrice del circuito della categoria G3 femminile. Bene, una foto, facciamo un bel applauso. Complimenti a Mosconi Gioia. Categoria G4 femminile, lo chiamiamo Bedogne Valentina, Franzi Sofia, Pini Alessandra, Pini Arianna, Martinelli Giulia, Dalzovo Arianna e vincitrice del circuito provinciale giovanissimi Beseghini Agnese. Bene, facciamo un bel applauso, una bella foto, categoria C4. Un omaggio a tutte le ragazze.
facciamo un applauso alle ragazze, bravissime, complimenti. Bene, continuiamo con la premiazione. Adesso siamo arrivati alla categoria G5 femminile, sempre Martinelli e Alice, De Luis Lodovica Luisa e vincitrice del circuito Caspani Fabrizia. Caspani Fabrizia, vincitrice del circuito categoria G5. Di famiglia, eh? Bene, complimenti ancora. Continuiamo con le premiazioni. Categoria G6 femminile, Ghilotti Eva e vincitrice del circuito Maifre Beatrice. Bene, complimenti. Regalo e poi la maglia. Vincitrice del circuito provinciale Maifre Beatrice. Complimenti. L'abbiamo nominata prima, adesso la vedo. Vorrei chiamare qua Laura Bracchi. Laura Bracchi? Sarebbe un piacere. È da anni nel ciclismo. Microfono. Ma quest'anno ha fatto il corso edizione bici di gara regionale insieme a me. Io sono in aspettativa perché per incompatibilità di carica lei invece opera a pieno regime. Quindi fa parte della squadra in federazione, giusto? Vogliamo fargli dire due parole? E volevo solo dire no, che tanti anni, no. Sono diversi anni che non c'erano nuovi giudici in provincia di Sondrio e quindi per noi è stato davvero un piacere avere Laura con noi. Complimenti, complimenti Laura, faccio fare la foto, un premio. Ciao a tutti, scusate per il ritardo prima di tutto. Però sapete la strada com'è. E niente, colgo l'occasione, come mi hanno detto i miei colleghi giudici, di invitare chiunque voglia avvicinarsi a questo bellissimo lavoro, lavoro e divertimento, di farsi avanti, che posto ce n'è. Ce n'è, quindi servono persone che si impegnano, perché i ragazzi corrono, ma tutto quello che ruota intorno è veramente molto importante. Grazie. Giusto? Bene, complimenti, complimenti ancora. Pensiero omaggio floreale. L'omaggio anche del vino che poi ringrazieremo. Nuova Mazda CX-30. Upgrade your life. Nuova Mazda CX-30, anche ibrida. Scoprila negli showroom Mazda. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Continuiamo con le premiazioni, adesso è arrivato il momento delle categorie maschili, categoria G1, partiamo con Lapsus Mattia, Daziani Fabio, Tognoli Tommaso, Miretet Yannick, poi me lo faccio dire da lui, il suo cognome, Barretto Thomas e vincitore del circuito provinciale Porta René. Guardate, campioncini del futuro. Complimenti a René, campione del circuito provinciale, categoria G1, complimenti, bravissimi. Categoria G2, partiamo con Petrelli Mattia,
Gagetti Vittorio, Aggio Mattone, Xavier, Strambino Matteo, Moiola Andrea, Del Zovo Leonardo, Martinelli Samuele, Franzi Gabriele, Zampati Kevin, Fiorelli Patrick e vincitore del circuito provinciale Damiani Gabriel. Martinelli e foto, ci stanno? Sì, ci stanno Martinelli, stanno tutti, sì sì, stai pure. Bene, categoria G2. Guardate quanti tifosi che avete già, Passiamo alla categoria G3, maschile sempre, della Vedova Michele, Dessi Pablo, Formiati Marcello, Patelli Alessandro, Gianoli Lorenzo, Ghilotti Matteo, Schiena Enea, Tognoli Gabriele e vincitore del circuito provinciale Dottarelli Lorenzo. Così vi vedono bene anche per la foto. Bene, dai, fate un bel sorriso per la foto. Complimenti, la maglia, consegna la maglia. Categoria G3 del circuito provinciale. Passiamo alla categoria G4 e qui sono parecchi, quindi Moiola Federico, Sozzi Michele, Perucchi Matteo, Ghilotti Davide, Gorgonzol Tobias, Pini Mattia, Capitani Bruno, Ghilotti Andrea, Mosconi Gabriele e vincitore del circuito provinciale Ferrari Nicolò. Tutti l'omaggio da parte di Audi Bonaldi Motori e del Comitato Provinciale di Sondrio. Siamo pronti per la foto e facciamo un bel applauso ai ragazzi. Categoria G4, ora categoria G5, Oliva Gabriele, Acquistapace Giacomo, De Bellis Luigi, Panzeri Marco, Sangalli Jacopo, Bassi Fer Marco, Illini Mattia, Ardenghi Pietro, Branchini Davide, Zampati Daniel, Caspani Giuseppe e vincitore del circuito La Capria Davide. Categoria G5, bene, consegna della maglia alla Capria Davide, siamo pronti per la foto, manca uno, Martinelli, vieni qui per la foto, così siamo pronti, bene. Complimenti ai ragazzi, categoria G5. Bene. Passiamo a categoria G6, quindi partiamo con Della Bona Mario, Valgoi Simone, Pedroli Thomas, Moschetti Luca, Castagna Adam, Pini Marco, Giacomelli Lorenzo, Fiorelli Christopher, Pini Simone Antonio e vince il circuito Matteo La Capria. Allora, chiamiamo adesso, cioè, le premiazioni delle società, iniziamo con Valtellina, il pedale morbegnese, quindi chiamiamo qui un responsabile del pedale morbegnese. Sono di poche parole, un saluto a tutti e grazie di essere, di aver partecipato a questa serata. Bene, poche parole, complimenti comunque. Bene, adesso chiamiamo invece Melavi Tirano Bike, un responsabile, chi c'è Paolo, che
sta arrivando. Le piazze. Le soddisfazioni però per i ragazzi. Attenzione, eh. L'impegno obiettivamente notevole. Penso tutte le squadre, tutti noi, l'attività è basata sul volontariato, per cui ovviamente abbiamo bisogno della collaborazione, dell'aiuto un po' di tutti, genitori, accompagnatori. L'impegno è notevole, però chiaramente siamo ripagati vedendo i ragazzi contenti, tutti insieme raccogliamo dei bei risultati, per cui alla fine si è ripagati. Complimenti, chiamiamo anche altre società, chiamiamo Val di Dentro Bike, quindi rappresentante della Val di Dentro Bike, Alberia. Poi chiamerei anche Talabona Sport Team, ma io lui già lo conosco, lui, già lo conosco, ciao. Bene, intanto com'è? Dalla bici a allenare, papà allenare, cambiano i ruoli? No, ho fatto una scelta, perché praticamente il mio bambino sta crescendo e l'ambiente dei bambini, il futuro sul loro, prima roba. E mi diverto ancora con i bambini e vederli crescere, giocare, torno bambino anch'io, diciamo. E niente, è un bellissimo ambiente e ci sono tanti bambini che si divertono e niente. È la passione del ciclismo, la passione della bicicletta, da quando si inizia a dopo. Io ho la mia mentalità che non c'è squadra, la squadra sono tutti bambini. Complimenti, complimenti Ivo. Poi la Mona Sport Team, c'è il presidente Andrea Ciapponi. Beh, permettete, lo farete poi alla fine, però veramente di ringraziare Paolo, di ringraziare il comitato di Sondrio per averci permesso di vivere una così bella serata in un posto magnifico come l'auditorium di Morbegno. Grazie mille. Grazie a voi e chiamerei adesso anche la SD Grosio Ciclismo, ultima società del circuito provinciale, quindi vincitrice del circuito provinciale. Il Grosio, Grosio Ciclismo, chiamiamo il responsabile qui. Il microfono chi ce l'ha? Paolo, vieni con noi. Fagli due domande al vincitore del circuito, complimenti intanto. Sono una società, una grande società, hanno vinto il circuito, sono tanti atleti, vanno veramente bene, si impegnano e veramente complimenti non per il risultato ma per l'impegno che ci mettono quotidianamente. Due parole, sentiamo. Sono contento perché i bambini danno una grande soddisfazione. Quest'anno, al di là abbiamo fatto una stagione fantastica. Voglio ringraziare loro perché sono loro i protagonisti. Bravissimi, grazie. Bravi, complimenti, complimenti, complimenti a tutte le società veramente, perché è importante veramente il lavoro e le cose che fanno. Complimenti ancora. Sorriso. Bene. Grazie ancora. Intanto ringraziamo ancora il presidente. Grazie mille. Grazie ancora a Stefano Pedrinazzi. Paolo, io ti chiamo qua vicino a me, allora, perché siamo arrivati anche a un momento anche dei ringraziamenti, anche ringraziamo, io farei venire qui sul palco per due parole comunque, perché è importante avere gli sponsor, perché sia le società che le federazioni e tutto quello che è il mondo dello sport, la bicicletta, così ha bisogno di sponsor. E quindi io chiamerei qui il responsabile di Bonaldi Motori di Audi, quindi chiamerei qui con noi Andrea Bossoli. Benvenuto, io mi sposto. Grazie, grazie a tutti, è un onore essere qua ed è bellissimo vedere i sorrisi di questi, dei vostri ragazzi, e un sorriso che devono mantenere in questo sport che sto imparando a conoscere grazie all'amico Danilo e Alessandro, che
è qui con noi ed è sicuramente sempre un'emozione e tutte le volte mi stupisco di come questi piccoli atleti si dimostrino con i loro visi la felicità e la gioia che hanno nel praticare il loro sport. Noi siamo contenti come Audi, siamo legati allo sport in tanti modi, con la bicicletta l'abbiamo approcciata quest'anno ed è sicuramente avremo sicuramente un futuro insieme. Bene, grazie Andrea Bassoli e Audi Bonaldi Motori per la sponsorizzazione. Paolo, vuoi dire qualcosa? Sì, grazie davvero, perché per noi gli sponsor sono molto importanti. Senza di voi la nostra attività sarebbe molto più difficile. Quindi grazie veramente. Grazie Andrea, c'è un pensiero. Grazie ancora. Altro ringraziamento, c'è da ringraziare la Casa Vinicola Nera, altro sponsor, quindi importante. Io vi ringrazio io a voi, perché è un piacere per noi essere qui, quindi come Bike Show, e i ragazzi potranno rivedersi in televisione sul nostro programma, quindi poi comunicheremo con loro quando andrà in onda, così potranno vedersi in televisione. Paolo, vuoi dire qualcosa in conclusione? Io vorrei ringraziare te sicuramente per l'aiuto che ci hai dato e per questa opportunità. Vorrei ringraziare... Abbiamo un altro amico da ringraziare, anche Alessandro Amoruso, che è il mio collaboratore. Alessandro, facciamo un complimenti anche a lui, perché grazie a Alessandro. Grazie Alessandro che ci ha aiutato per questa serata, se vuoi venire. Correva in bici, non sembra, ma correva anche lui in bici, a parte gli scherzi. Noi siamo amici, quindi ci prendiamo anche in giro. Però ho corso anche seriamente, anche lui. Sì, ho corso una ventina d'anni, diciamo, quindi fine dilettanti. Fine dilettanti. Ho iniziato come G1, oggi si chiama G1, una volta aveva un altro nome, però avevo 5 anni, quindi... Primavera. Quando correvamo era primavera. Bene. Grazie e complimenti a tutti. Grazie a Alessandro, è un pensiero. Ritiro. Bene, complimenti e grazie Alessandro. Siamo arrivati in conclusione, Paolo. Tanto bene, è stata una serata molto bella, ringraziamo tutti gli intervenuti, proprio dalle autorità ai ragazzini, soprattutto i protagonisti delle società. Un applauso, farei un ringraziamento al presidente, a Paolo Pedrazzi, grazie della serata, grazie a tutti. E abbiamo chiuso, salutiamo tutti. Concluso. Grazie a tutti, ciao. Grazie ancora a tutti. Adesso è Talk Show.